villa reale venduta ai russi, un miliardario dell'est avrebbe acquistato la storica dimora Capannorese. Chiusa l'area Madonne Bianche, la decisione del comune di Lucca dopo che per diversi giorni l'area era stata autogestita da un gruppo di giovani. Sport, calcio, la Lucchese parte per il ritiro, la squadra non c'è ma la società annuncia l'inizio del precampionato a Coreglia per sabato. Ben trovati ai telespettatori del TG Noi, apriamo il giornale con questa notizia, possiamo dire clamorosa, avviene a Capannori dove è stata acquistata per una cifra davvero esorbitante Villa Reale. Ce ne parla Luigi Casentini. Dopo anni di trattative, Villa Reale di Marlia è stata venduta ad un magnate russo. Secondo indiscrezioni, la famiglia Pecci-Blant, proprietaria della storica dimora, avrebbe richiesto una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 35 milioni di euro. Probabile che nuovi proprietari inizino i lavori di restauro degli edifici già nel mese di ottobre. La vendita però sarà definitiva solo dopo che verrà completato l'iter di prelazione in quanto bene culturale. Regione, provincia e comune di Capannori avranno infatti 40 giorni dopo che l'atto sarà notificato per entrare in possesso dell'immobile, pagando la cifra pattuita nel contratto. Difficile però che in tempi di crisi e spending review della pubblica amministrazione una tale cifra possa essere sborsata. Quindi, dopo essere stata dimora di Elisa, sorella di Napoleone, e di Vittorio Emanuele II, Villa Reale diviene proprietà russa, come molte altre dimore storiche del nostro paese. E anche se molti storceranno il naso per il passaggio di mano di queste ville a magnati stranieri, questa è forse l'unica strada per preservare questo patrimonio, ormai insostenibile sia per gli enti pubblici che per molti privati che faticano a mantenerle in buono stato. Intanto il personale del comune e la polizia municipale hanno chiuso gli ingressi dell'area delle Madonne Bianche, autogestita da alcuni giorni da un gruppo di cittadini. Sentiamo. È durata meno di 3 giorni la nuova occupazione della struttura delle Madonne Bianche di Monte San Quirico. Il settore sport del comune ha infatti emesso un'ordinanza dirigenziale con la quale si interdice l'accesso all'area. Già mercoledì mattina personale dell'ufficio sport e agenti della polizia municipale avevano provveduto a delimitare in maniera precisa tutta l'area con apposita recinzione da cantiere, nonché a sostituire le serrature dei cancelli di accesso all'impianto. Amarezza tra i ragazzi della polisportiva autogestita Madonne Bianche, che si sono visti chiudere nuovamente i cancelli in faccia e che nel pomeriggio hanno assistito all'affissione dell'ordinanza, riunendosi poi in assemblea per decidere su come comportarsi. Assemblea alla quale però non sono stati ammessi i giornalisti, nuovamente accusati di fraintendere le posizioni della polisportiva. Difficile comunque non fraintendere ciò di cui non si viene messi a conoscenza. Intanto in una nota, il sindaco Alessandro Tambellini afferma che l'impianto delle Madonne Bianche è uno spazio importante che ha incontrato difficoltà nell'affidamento in gestione ad un soggetto terzo. Pertanto stiamo valutando anche l'ipotesi di renderlo un parco aperto a tutti. L'amministrazione comunale è disponibile a dialogare con quanti sono interessati a rivitalizzare questo luogo, ma a una condizione, che il confronto avvenga nel solco del rispetto delle regole. Intanto siamo alla cronaca, una situazione paradossale quella di 16 lavoratori della ex vetreria Guidi. Sono in cassa integrazione da novembre, ma la stessa non è stata ancora autorizzata dal Ministero e quindi le indennità non vengono erogate. La situazione è stata portata dai sindacati Fictem CGL e Femca CISL all'attenzione della provincia. Inoltre l'azienda da 3 mesi ha sospeso l'erogazione delle residue competenze a favore degli ex dipendenti. I sindacati denunciano anche il fatto che i vecchi proprietari continuano a lavorare con impianti della ex vetreria attraverso 2 società costituite ad hoc, nella quale sono stati riassorbiti altri 15 lavoratori della ex Guidi. Restiamo ai fatti di cronaca con un accoltellamento in passeggiata a Lido, un grave episodio di cronaca, un nordafricano è ricoverato all'ospedale Versilia, ce ne parla Roy Lepore.
Un accoltellamento fra due cittadini nordafricani è avvenuto nel pomeriggio sulla passeggiata del Lido di Camaiore. Uno dei protagonisti di questo rocambolesco episodio è rimasto ferito in modo grave con un coltello. L'altro è fuggito in scooter ed è ricercato da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. Non si conoscono i motivi, ma non è da escludere che due giovani, età compresa fra i 25 anni, possano aver avuto qualche problema relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Prima hanno litigato, stando ad alcune testimonianze, di diverse persone che erano in passeggiata, poi con un coltello con la lama piuttosto lunga uno dei due ha colpito l'altro, ferendolo ad un braccio e all'addome. Il ferito è fuggito a piedi lungo la passeggiata fra gli sguardi attoniti dei presenti, mentre l'altro lo ha inseguito. Sulla pavimentazione della passeggiata per terra c'è rimasta una scia di sangue. L'aggressore a bordo di uno scooter è fuggito mentre l'altro si è accasciato a terra, soccorso da alcuni testimoni. Poi a bordo di un'ambulanza a sirene spiegate è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. I carabinieri stanno proseguendo con le indagini di rito, con il supporto anche di alcune telecamere presenti sul posto. Sono coordinate le indagini dal tenente Grazia Centrone. E sarà restaurato il dipinto Natività della Vergine di Matteo Rosselli, conservato nella chiesa della Santissima Annunziata dei Servi a Lucca. Sarà restaurato il dipinto Natività della Vergine di Matteo Rosselli, conservato nella chiesa della Santissima Annunziata dei Servi di Lucca. L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Città Italia in collaborazione con il Comune di Lucca. Il seicentesco dipinto è in cattive condizioni e presenta anche alcuni tagli e lacerazioni. Il restauro, finanziato con il 5 per 1000 sull'IRPEF, verrà eseguito dal laboratorio Restauro Dipinti su Tela e Tavola di Lucca, del restauratore Massimo Bonino. L'opera probabilmente prevede un lavoro di circa 6-7 mesi. È un dipinto che ha sempre delle reminiscenze rinascimentali, è un pittore che ha operato con il Passignano, che il Passignano è un grande pittore di cui abbiamo un'opera anche in San Francesco appena restaurata. Lo facciamo grazie alle fondazioni perché oggi come oggi soltanto le fondazioni riescono a dare un aiuto a un ministero più che anoressico, il Ministero dei Beni Culturali italiano, che non ha assolutamente risorse e continua a levargli anche quelle che non ha. Il restauro serve anche a riportare l'attenzione sulla Chiesa dei Servi, vero gioiello ancora poco conosciuto e valorizzato, con un bellissimo soffitto a cassettoni ed un pregevole organo. Basta discorsi, finiamo lo scalo merci, così il sindaco Luca Menesini chiede che i tavoli dove è appunto in discussione la vicenda lasciano il posto a date sicure. Sentiamo. Se ne parlava da anni, poi finalmente nel 2007 sono iniziati i lavori. Allo scalo merci ferroviario del Frizzone oggi però è tutto fermo. E allora a cercare di smuovere la situazione ci ha pensato il sindaco Luca Menesini, che ha chiesto con forza una data certa di apertura e messa in funzione. Questa è la mia richiesta da primo cittadino di Capannere, ha detto Menesini a RFI, dopo l'ennesima riunione rimasta senza un'ipotesi di ultimazione dei lavori. Gli interventi da fare sono minimali ed essenziali per garantire l'entrata in funzione dello scalo e quindi l'utilizzo da parte delle aziende della nuova infrastruttura. L'accordo di programma sullo scalo merci di Capannori, sottoscritto nel 2007, prevede ancora alcune opere da completare. Parliamo di mobilità alternativa da tempo, conclude il sindaco. Ci crediamo, ci abbiamo investito, ora ci vuole la concretezza e la possibilità di utilizzo da parte delle nostre imprese. Basta tavoli dove si parla, che sia fissata la data di apertura e si cominci a fare quello che diciamo. E se siete tra coloro che erano tristi, notando che le botteghe d'artista, le vecchie botteghe di una volta, non esistono più, sappiate che adesso arriva un master per recuperare la situazione. La bottega dell'artista, quella del Verrocchio o dei Della Robbia, sembra non esistere più, ma un master prova a riportarla in vita. Si chiama Sette Arti Superlab e sarà un laboratorio di disegno e pittura con Omar Galliani. Un corso di alta formazione realizzato in collaborazione con l'Osservatorio dei Mestieri d'Arte grazie al supporto di Celsius.
Il master si terrà a Lucca a partire dal 22 settembre ed è stato presentato a Firenze, oltre che dal maestro Omar Galliani, da Maurizio Vanni e Pietro Carlo Pellegrini, membri del comitato scientifico del progetto Sette Arti Superlab, e Vittorio Armani, amministratore unico di Celsius. Un tempo gli artisti lavoravano in accademia insieme agli studenti, che imparavano direttamente sul campo saperi, esperienze e professionalità. È da queste premesse che prende le mosse il Master, una nuova e moderna bottega d'arte, dove riconsiderare il fare artistico e approfondire tutte le tecniche del disegno per aprire un dialogo tra la tradizione del passato e le istanze del contemporaneo. Gli studenti potranno così partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione del prodotto artistico e alla sua collocazione finale. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web del Master www.setteartilab.com. E passiamo dalle bellezze dell'arte alle bellezze della natura, con una festa che coinvolgerà tutti gli amanti della montagna e chi si vuole avvicinare alla montagna il 20 luglio. Sentiamo. Bellissima e fragile, maestosa e sconosciuta, con i suoi segreti, le asprezze, ma anche la cultura e la gastronomia di una volta. La montagna è tutta da scoprire e per farlo ecco la festa Pian dell'Albero a Monte Fegatesi, organizzata dall'Associazione Tre Potenze e presentata a Palazzo Ducale con l'assessore provinciale alle politiche agricole Diego Santi. Teatro dell'evento sarà l'antica via Ducale che porta all'Orrido di Botri e poi al Passo al Giovo, lungo la strada provinciale 56. L'appuntamento è allora il 20 luglio con gli antichi mestieri, prodotti locali, percorsi montani, i canti della tradizione e la quadriglia. Obiettivo: far rivivere una zona della montagna lucchese molto ricca di tradizioni, meravigliosa e sorprendente per la sua bellezza paesaggistica. Per finire la serata con la festa della birra e magari restare a dormire in tenda sotto le stelle. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che venga tanta gente a conoscere il nostro territorio, che sia una bella giornata di divertimento e di conoscenza della montagna e delle nostre tradizioni. Aspettiamo la festa della montagna con bellissimi paesaggi, cibo genuino, prodotti locali e molto altro. Aspettiamo domenica prossima. E termina qui la prima parte del TG Noi. Vi lascio con le notizie sportive.